Non ero proprio serio in quell'istante. Mi viene a dire meno male. Dallo spavento non sono neanche riuscito a dire aiuto. Non è vero. E alla fine, dopo un po', quella persona si è rivelata essere un eroinomane e killer e ha provato ad ucciderci. Ma perché queste cose le devi raccontare in un video di Rock for Rookies? Mi sento molto orgoglioso di questa cosa. Ti immagino dove camminano così. Ma io l'ho visto da qualche parte. Ero in questa sorta di casa privata sul lago da amici per due compleanni. Ma ho proprio una paura, è una fobia. E io ho sparato le fiume così a caso per ma davvero? Non avevo idea. Porca troia! Ribellatevi contro questo canale che fa un'ora e mezza di video. Benvenuti tutti quanti a Ben Killer! You! Ma mi si vede così perché sto un po' nascosto? No, mettiti lì. Bene. Cosa facciamo nella... Scusa, mi dispiace, non volevo, perdonami. Per chi segue il canale Rock for Rookies da un po' di tempo sa che spesso e volentieri portiamo il contenuto delle 50 curiosità che non si sa di Band X. Per cercare di conoscerci un po' meglio e per rendere tutta la puntata piccante ho deciso di prendere il format 50 curiosità che non sai di e riportarlo su di noi. Infatti oggi ragazzi parleremo delle 5 curiosità che non sai di noi. Io sono curioso delle vostre. Anch'io. Tanto oggi facciamo outing. Facciamo una sorta di outing, ragazzi. Raccontiamo cose che la gente non cose sa. Cose che la gente non sa e che non dovrebbe sapere. Sono fomentatissimo. Finalmente arriva il mio coming out su YouTube. E sono fomentatissimo. Come cadrà questo video? In 2 giorni neanche. Ne diremo uno a testa, chiaramente. Partiamo da Poldo perché è più piccolo. Partiamo da quelle leggere. Io sono un grande ascoltatore di black metal, death, grindcore e tanta roba. Però ogni tanto di nascosto ascolto la scena romana SoundCloud rap. Grande. Tipo Radical, Zirtic. Chimio, Zirtic, quella roba. Io Barbie, Xanax. L'hai mai sentito? A voi, ho sentito. Capolavoro. Vai Danny. Allora, voi mi vedete oggi come mi vedete, mi conoscete. Quando ero piccolo, fino ai 12 anni ero estremamente timido, ma proprio timido. Dal punto di mi nascondevo dietro alla mamma. Ah, sai okay. Che da là siamo in due, però. Sono proprio problemi. Dovevo fare il saggio di pianoforte, mi mettevo a piangere, avevo paura. Performance un pianista. Ansia da palcoscenico. Sì. No, tutto, cioè non solo, deve parlare in classe da solo, mio Dio. Purtroppo ho vinto i giochi della gioventù quando ero piccolo, mi hanno dato il microfono e ho fatto poi ho dato un pugno al microfono. L'hai superata adesso? Sì, con la pubertà sono sbloccato. Ok. È il mio turno, partiamo chiaramente con quelle un po' più soft. In origine Rock for Rookies si chiamava Rock for Dummies. Vabbè, perché collega. Ok. Ci sono le versioni un po' più sintetiche, le versioni un po' più bignami dei manuali, di qualunque tipologia, di qualunque tema. Dummies. For Dummies. Giardinaggio for Dummies. Questo for Dummies. Ma l'hai proprio. Era scritto così e poi l'hai cambiato? No, 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 vi dirò di più. Se voi cercate Rock for Dummies, c'è il canale YouTube Rock for Dummies. Ah, hai fatto un altro l'avevo canale. Già preso. Però non c'è niente dentro. Okay, vuoto. Esiste nice. Solo Rock for Dummies. Vuoto, fine. E io ho detto no, però mi fa cagare. E hai creato un nuovo canale. Ho creato un nuovo canale quando ancora non era pronto, diciamo, niente, o i video erano in lavorazione, perché tipo ne ho preparati una trentina prima di lanciarli nel canale per avere la scorta. Addirittura rischiava di chiamarsi Greenhorn, perché okay. Ho scoperto che corno verde è uno slang, credo britannico o americano, non mi ricordo, per intendere il novizio, la mezza pippa, no, il ragazzino che deve alle prime armi. Bene, la mia prima l'ho detta, prego dottore. Vabbè, siccome queste sono state semplici, io pure ho quelle più tranquille. In realtà parto con una più divertente, ovvero che ho fatto sesso in una fogna. What? Perché? Perché mi andava. No, racconta come ci sei finito. No, la risposta cioè, è. Cioè, tu eri così, eh? Aspetta, io mi sono amo con una fogna o in una fogna? In una fogna. Com'è stata la scena? Amore, mi va di andare a fare una fogna. No, è. Manina, ai fogna. Ai tempi. Cioè, presente quando tu cammini per strada e c'hai quelle. Le griglie, sei caduto dentro. No, però ho visto che c'era il passaggio per andare lì. Ok. E quindi era mega punk, cioè era mega. E quindi tipo. Ma siamo scesi. Ma come queste fogne? Abbiamo trovato il modo, cioè era il passaggio per scendere lì sotto, quindi in mezzo tipo a questa fogna, in mezzo alla merda, la puzza di topo, eccetera. Bravissimo. Sopra, mentre consumavo l'amplesso, vedevo anche la gente che camminava. È una figata. Ma erano grandi?
Beh, no, non era, non era. Non era tipo quelle di Batman che sotto c'è. No, c'è no, 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 no. Però comunque l'altezza era più di la questo, Sucker's Cavern. Cioè, ma è stato rischioso. Metti da un momento all'altro, arrivavano le tartarughe ninja e davano uno schiaffo e ti dicevano niente sesso, basta! Bello, 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 grazie per avermi shadow bannato il video. Comunque è incredibile questa cosa che mi hai appena detto, dopo scoprirò il perché. Poldo numero 2. Allora, io mi ricollego, visto che siamo sempre al tema sessuale. A me non piacciono i porno e non guardo porno. Grande, pure io ultimamente. È stato sempre così. Mai provato prima di consolidare. Okay. Sì, 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 sì. È un difetto di fabbrica, quanto pare. Aspetta, 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 aspetta un attimo. Che porno hai guardato? È anche quello importante. No, cioè, a me se non c'è una storia, quelli, lasciamo perdere. Quelli normali, tipo quelli coi nani o... Ah, no, vabbè. Hai visto il film del Truce Clan? Del... con la storia. Quello col Truce Clan che si fa la guerra con i Club Dogo? Ah, ah, ma allora, scusa, mucchio selvaggio. No, bro, ti devo far vedere qualche film. Io... Ci devi far vedere qualcosa. Rapper contro... Com'era rapper e... Ricordo, però, da dove nasce pure la copertina della Calda Notte, mi sa, di Cicori a Noiz. La scena rapper romana non è bastata. SoundCloud. SoundCloud, giusto, giusto, giusto. Numero 2 di Danny. Ragazzi, ho un piccolo vanto. Mi sento ogni tanto per dei pareri musicali sul metal con Orietta Berti. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Non ci posso credere. E tu ti è partito immagino dalla ma cover. Ma lei ti chiama Ammo? Amio, no, Amio. Mi manda un sacco di cuoricini. Ha imparato a mandarli? Maestra Sossia da allora. Ha provato ciao, anche a farmi dare un verificato, sai? Sì. Ha detto guarda sono uscite degli articoli con le tue cover su Rolling Stone eccetera. Ah, guarda che carine. Ma non ci posso un credere. Un caro saluto signor Danny Metal. Sei uscito su RDS. Maggio in versione metal il mio brano Quanti si è innamorato. Molto bello. Devo dire che si presta davvero bene questa versione. Un caro saluto. Ma io voglio vedere come fa. Ma mette tutti i cuoricini diversi. Sì, sì, guarda. Sei impegnata. Sei impegnata. Mi sento molto orgoglioso di questa cosa. No, no, no. Cioè, se mia nonna fosse viva e dicessi, nonna, sai che mi sento con Orietta Berti, lei andrebbe in overhype. Bene, allora, io vado con la seconda. Da bambino mi hanno diagnosticato la sindrome di Tourette. Davvero? Non devo dire, vero? No, se vuoi sì, tanto è una... perché immagino te che lo fai. Io ero una macchina di tic. Io avevo una quantità di tic. Ma dipende anche da persona a persona, perché ci sono persone con Tourette che hanno semplicemente il tic all'occhio. Io avevo un tic agli occhi e due tic alla testa. Fischiavo, facevo dei versetti con la voce. A volte facevo dei saltellini. Facevo dei versi solo per scandire bene le consonanti, tipo... perché volevo sentire lo scandito fatto bene, perché magari dicevo qualcosa, parlavo, sentivo, sapevo che avevo detto una parola un po' biascicata, allora sottovoce fischiavo, beccavo su dalle professoresse perché pensavano che io lo facessi apposta. A volte ho preso anche delle note. Cazzo, per grave, questo. Ma questo fino ai? Ha cominciato a sparire letteralmente verso i 16-17 anni. Ecco, in maniera automatica o hai fatto cose? Allora, ho preso molti farmaci, però effettivamente non miglioravo, non cambiavo. Con l'arrivo della pubertà e con... comunque, col metal! Col metal e col rock, porca puttana! La musica mi ha aiutato tantissimo, infatti è una cosa molto bella. Io Cantare, ma soprattutto leggere. Quando suonavo, quando leggevo gli spartiti, mi spariva tutto. Non ne facevo cazzo, uno bello, però, dai. Neanche uno. Nice. Ci sono dei video che se mi guardi non sto fermo. È presente come il film di Lino Banfi, quello della fabbrica. Ok, non ridete, non l'avete visto. No. Numero 2 di Daniele. Molto spesso, per un sacco di tempo, soprattutto in quarantena, passavo la notte a vedere film, teen movie, bruttissimi. Ma brutti, e cercavo proprio teen movie più brutti con le e piangevo pure. Anch'io ho avuto Tipo, ci sono passato. Ma tipo 17 Again, questi film qua. After, sì, Before and After, sì. Mia sorella leggeva i libri. Sì, quelli sì, che sì, puntualmente finivano con uno dei due protagonisti che moriva, certo, per una malattia o altro. E ne hai trovato giovamento? Sì. Perfetto. Numero 3 di Poldo. Allora io ho varie fobie, tra cui la talassofobia, ovvero la paura degli abissi e di tutto ciò che sta in acqua. La ofidiofobia, quindi paura dei serpenti, rettili e qualsiasi cosa abbia squame. Hai paura dei rettili? Sì, sì, tantissimo. Ma non è una paura del tipo, oh no, un serpente. Cioè proprio se vedo un rettile, la pelle, i movimenti mi... Ti fa senso proprio a livello anche visivo la pelle rettiliana? Sì, sì. Non sì, puoi sì, guardare i visitors quindi praticamente. Ah, quello, ok, no, no, in realtà, cioè, se mi fai sentire come! E poi anche la nictofobia, quindi... La?
paura del buio. Ah, ok. Ma paura del buio, tipo, cosa succede? Non dormo al totale buio a meno che non sono in compagnia di qualcuno. Ok. Sempre un leddino acceso o qualcosina. Sì, io ho i led in camera o la TV accesa. Più che altro per traumi infantili. Ci sta. No, ma anch'io ho fatto un botto di tempo con la TV accesa perché non volevo dormire al buio. Tre fobie, quindi. Sono tre fobie in ordine. Quella minore è quella del buio, poi a metà ce ne serpenti e per prima c'è la talassofobia. Ma quella è greve. Quella è la mia peggiore, cioè quella è la mia da bava alla bocca e da non muovermi più, quindi. È per questo che abbiamo cassato dai programma. No, video di domani, scendiamo con una gabbia in mezzo ai megalodonti. Numero 3 di Danny. Mi sembra tipo terapia, grazie per aver condiviso. Vieni qua vicino a me. Ero a Bologna, ero in un bar che stavo facendo una bevuta con degli amici. Ok. A un certo punto un tizio dall'altro tavolo mi fa: grande Danny! Oh, numero uno, grande! Io, ciao, ciao. E tutti mi stanno a fare: Danny, mi hai visto chi è? Io, no, era Calcutta. Ma che cazzo dici? Allora, dico... ma questa è ma no, è incredibile. Ma perché queste cose le devi raccontare in un video di Rock for Rookies? Sì. Ma io ci farei una maglietta, cioè... Aspetta un attimo, sì, non è finita. Io vado, a un certo punto ho detto, vabbè, lo vado a salutare. Visto che ho fatto anche una roba di paracetamolo. Infatti. Allora vado lì da lui e gli faccio, ma grande, fa... Oh, guarda, non sono venuto lì a disturbarti, cioè non volevo disturbarti. Ho detto, tu fai gli stadi e pensi di no... Cioè, ma easy. E poi mi ha detto una roba che mi ha un po', mi ha detto, no, io pensavo che mi odiavi. Ah, perché gli hai fatto. E allora lì mi si è mi si è collegato, sai, sul fatto di metallaro, faccio le cover per asfaltare le robe, capito? Lo faccio meglio io, invece io insomma a volte sono tributi. È colpa dell'immaginario, magari collettivo, pazzesco. Ciao Calcutta. Ciao Calcu. Bene! Ho sentito una parola tipo Harry Potter. Lui non lo odia, io sì, cioè che cosa che... No, scherzando. Terza mia. Esistono due album su Spotify che ho fatto insieme a mio padre. Davvero? Che cazzo? Una cosa di cui non parlo mai, però effettivamente ho lavorato a due album rock, uno con una band e uno con soltanto io e lui. E abbiamo fatto brani in italiano, praticamente rock, hard rock, con qualche magari innesto elettronico e tante influenze, però principalmente su una chiave un po' retro effettivamente su certi brani rock, hard rock. Qualche mese dopo si è unito Piero Pelù alla voce, il nome cambia. Questa è una cosa che io non ho mai detto, però sì, esatto. Mio padre è stato il secondo cantante che è subentrato dopo che Piero Pelù si è ritirato dalla scena. Ma cazzo, ma no, questo non lo sapevo. Esatto, anche questo lo sapevo. Non sto scherzando. E io ho sparato Litfiba così a caso per sparare una minchiata. Io non ne avevo idea. Porca ragazzi. Troia! Ma io ho sparato Litfiba così. Io non mettessero il tema, lo sa anche lui, quindi lo sa anche sì, lui. Sì, io pensavo che stessi dicendo no, ma che serio? Cazzo ne so? Ma ti ho incontrato ieri per la prima volta. Come, ho sparato Litfiba? No, è tutto vero. Wow. Metti like a questo video. Terzo punto di Daniele. Allora, non so se lanciare la più divertente ora o dopo. Ho fatto sesso in una caverna. No, sì, a questo punto, cioè... Stavo con una ragazza a casa di una persona che avevo appena conosciuto e mi aveva portato a casa sua solo per salvarci da una tempesta, perché stava diluviando, così. E alla fine, dopo un po', quella persona si è rivelata essere un eroinomane e killer e ha provato ad ucciderci. E c'era proprio la scena, tipo, alla skin con questa nuda, che no, una cosa pazzesca. Incredibile. Cosa? Voglio troppi dettagli. Ne voglio tanti. Un sacchetto pieno. Praticamente nasce tutto perché io stavo a San Lorenzo con questa persona, che è un quartiere di Roma, eccetera. Cioè, il quartiere di Roma. A una certa è scoppiato a diluviare. Quindi non sapevamo cosa fare, non potevamo muoverci perché era proprio un diluvio folle, cioè devastante. A un certo punto, per salvarci, vediamo che arriva una macchina davanti a noi, guidata da sconosciuti. Ma nel sedile posteriore c'era solo una persona che conoscevo, uno youtuber, e lui mi fa: salite in macchina, eravamo tutti ubriachi, persi, non riusciamo a capire anche cosa stesse succedendo. Noi saliamo in macchina, comincia questa guida dove abbiamo rischiato la vita 20 volte perché la persona che guidava stava distrutta, pali evitati, cioè la morte. E nel mentre guidiamo mi faccio a questo: chi è quello che sta guidando? Non lo so, ma ha detto solo di salire perché ci ha riconosciuto. Merda. Noi saliamo a casa, questo arriva e chiude me e sta ragazza in una stanza e dice: vabbè, potete appoggiarvi qua a quanto vi pare. A una certa mi accorgo che nella casa non c'era più nessuno, cioè questo mio amico non c'era più, l'altro non c'era più, era rimasto soltanto il proprietario. Noi non sapevamo dove erano andati gli altri. Questa è una certa prova ad aprire la porta perché noi l'avevamo chiusa con una sedia, tra l'altro, perché non c'era la gamba. E voi stavate percependo che ci fosse qualcosa che non andava. Esatto, perché... esatto. Apre, viene davanti a me e fa tipo: senti, o te la fai te o me la faccio io. Lei tipo non trova più la maglietta, le cose, comincia a girare per la casa. Lui dopo un po' le prende una maglietta, viene da me e comincia a darmi tutti i pugni, prima pianissimo sulla spalla, ma sembrava tipo un
idiota, tipo così. Poi comincia ad andare forte, poi comincia a correre per casa, a dare le botte ai muri, a spaccare, a urlare, a minacciarci. E niente, dice: vi ammazzo, non potete uscire, non vi faccio uscire. Tipo, è stato così tutto il tempo. Ma il punto è che io non l'ho mai presa sul serio, perché avevo bevuto talmente tanto che l'ho che presa. Un po' ridevi. No, un po' ridevi, io ridevo, ridevo tutto il tempo e l'ho presa come un meme enorme. Non ero proprio serio in quell'istante. Mi viene a dire meno male. Quindi, sì, da una parte male, male, ma nella mia testa ho detto: me lo sento quando devo morire e oggi non morirò mai, quindi lo prendo anche in giro. Gli rispondevo pure questo, magari mi menava. Vabbè, alla fine mi chiede di girargli una sigaretta, gliela giro e non lo so perché quella sigaretta, mischiata alle droghe che si era fatto, lo fa addormentare. E là noi sfruttiamo quel momento per provare a uscire di casa, andiamo verso l'ascensore, ma sentiamo lui che ci rincorre. Madonna, dice, ragazzi, ma questo è un horror, è una trama. Dice: non potete prendere l'ascensore. E io: ok, andiamo con le scale. No, allora prende l'ascensore e cominciamo a litigare su questa cosa. Alla fine non si sa come ci fa andare via. Incontro mesi dopo il suo coinquilino, mi fa: ma mi hanno detto che è successa quella cosa, io non ti ho mai creduto, ma adesso devo ammettere che è vero, perché mi sono svegliato l'altro giorno e ho trovato lui in ginocchio su tutti i pezzi di vetro pieno di sangue. E quindi sono scappato di casa e ho detto: grande bro. Quanto ottimo. Tempo fa è successo? Fine del 2020. Folle come cosa. Ma è una trama di un... Sì, ci sì, posso sì, fare sì. Un cortometraggio? Mi sono divertito c'è un la scena di tu che vuoi prendere l'ascensore e senti tutto. Sì. Quello fa ansia. Cioè, dopo un mese era già finita con questo. Insomma, che fine ha fatto? E questo qui pure non so che fine ha fatto. Però non penso un po'. Cioè, io l'ho presa bene. Il giorno dopo ho realizzato la gravità della cosa. Cioè, era meglio così, perché se la te la vivevi in un altro modo. Sì, sì, magari appunto, era anche difficile da superare. Sì, sì. Dani, è stato veramente incredibile. Grazie. Il tuo terzo punto è il punto. Dai. Punto numero 4 di Poldo. Allora, siccome abbiamo appena sentito, penso, una delle storie più gravi degli ultimi mesi che abbia sentito, cioè, andiamo in una roba più chill. A me non piace il 90% dei cibi, e non è una percentuale buttata a caso, ma è una percentuale realmente così alta. Ok. Io mangio pochissime cose, la maggior parte delle cose non mi piace. Tranne quando le cucino io, perché le faccio da impazzire di bontà. Cioè, se voi iniziate a nominarmi cibi a caso, soprattutto della cucina italiana, cioè di paste italiane, basta che me ne nominate, mi piace tipo quella con la salsa alla carbonara. Quindi io pasta al pomodoro o pasta alla carbonara? Sì, vabbè, no, ci sono altri tipi di pasta, però cioè tipo verdure zero. Quello che mi piace sono soprattutto cibi molto infantili, quindi tipo le patatine con la faccina. Tipo io le adoro! Poi pensai classiche tipo pizza, cotolette, patatine fritte, Gordon Black e anche le fettine panate. Sì, sì. Popolaretti ti piace? Sì. Zero verdure, quindi zero verdure. Zero verdure. Cioè, voi due se fate la fusione, fate un umano normale. Vabbè, io mangio un sacco di verdure. Punto. Allora, però vi compensate. La pasta non la mangio. Lui ha una vita più tranquilla, non mangia verdure. Tu mangi le verdure, ma sei un killer. Sei quarto punto di Denimano. Allora, ragazzi, ho un enorme passione sulla pittura delle miniature che riguardano Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000. Ti piace proprio il pennellino? Pennellino, ero un sacco di armate a casa, ogre, skaven, orchi. Io non ho mai giocato a Warhammer, ho accompagnato i miei amici a giocare a Warhammer, so che sono delle spese folli. Più o meno sai stimare quanto ci hai dato? Tempi delle elementari medie quando hai iniziato? Sì, sì, sì. Erano molto meno di adesso, però sicuramente centinaia di euro, perché sono i pennelli, i kit, sì, le cose, le miniature in sé, quelle di ferro, quelle di plastica. Quarto punto di Zeb, mi ricollego un pochino alla storia della fogna. Io sono letteralmente caduto dentro a un tombino. No, in Puglia è successo, no. Ero in questa sorta di casa privata sul lago da amici per due compleanni. Immagino tipo il tombino che si apre e fa il giro a mezzanotte e mezza, e non lo fai il tuffo in piscina. Avevano acceso solamente le luci, quelle a oblò, all'interno della piscina, quindi l'unica fonte di luce che c'era era la piscina e qualche luce oltre alla siepe della casetta dove avevamo fatto karaoke, bordello, eccetera. Quindi devi immaginarti che tutta la parte, la pavimentazione che circondava la piscina era sul buio. Noi ci buttiamo tutti, che bello, va, foto, carichissimi. Io risalgo, faccio il giro e un mio amico mi fa: Seba, vieni un attimo, mi farti dare una roba. Ok, arrivo. E sparisco nel buio. Praticamente il proprietario di casa, quando ha fatto la pulizia, si è dimenticato di richiudere il tombino, no, che era quello dove lui attingeva i tubi per pulire, filtrare, far scolare l'acqua. E quindi sono letteralmente caduto nel tombino e sei andato nel livello quello bonus di Super Mario. Nel male mi è andata bene, perché io, vabbè, come cado intanto sbatto il mento sul mi sono cagato addosso in una maniera che non proverò mai più nella vita, perché io proprio ho sentito sprofondarmi l'attimo, quindi non la descrivo la sensazione. Nella backroom, no, sì, nella backroom c'era un tubo che passava in mezzo a questo tombino, quindi mi si è incastrato il piede ed è stata anche un po' la salvezza, tra virgolette, e sotto di me sentivo proprio l'acqua che scendeva tipo cascata, e quindi mi sono ritrovato così
perché il Tommino finiva cioè la bocca del Tommino iniziava, io quindi ero così, morire in questa cosa, cioè potevi rimanere schiacciato in qualche modo, cioè... però era profondino se si è arrivato le dita toccavano la superficie ma le dita dallo spavento non sono neanche riuscito a dire aiuto, perché ero proprio, non ci credevo, che cazzo è successo, poi ho preso la botta, l'ho storta la gara, così due amici mi hanno ritirato su così, faccio due minuti così e poi esplodo in un pianto isterico. No, perché non era il dolore, il dolore era la paura, e sono cagato addosso. Ma scherzo, era anche una foto di me da qualche parte. Amici di Tompino, punto numero 4 di Daniele. Ho paura tipo di incontrare Cino Moreno dei Deftones, forse non lo voglio mai vedere. Non so perché. Ma come? Il tuo esatto, Beniamino? Perché voglio rimanga da un lato tipo una cosa solo nella mia testa. Un'idealizzazione. Cosa... Ora che ti deluda. Nemmeno, cioè sì, però so che non mi deluderebbe, però non voglio pensare che esista davvero, per me è una cosa troppo, o anche altri artisti di un certo calibro, ho proprio una paura, è una fobia. La Cino Moreno fobia. Sono così. Però è interessante, io pensavo che invece tu lo volessi incontrare un botto. No, tu mi dici, tipo, io non lo vorrei mai intervistare, non so neanche che chiedergli, vorrei solo rimanga lì. È una forma massima di rispetto. Dovesse accadere direi di sì. Beh, cioè, per carità, però... Bene, siamo arrivati agli ultimi punti. Di noi quattro. Quinto punto di Pollo. Poi siete ubriacature, mi è appena venuta in mente una volta che... No, perché la storia praticamente era bella. Una volta che mi sono ubriacato così tanto che sono svenuto per terra e mi è arrivato un messaggio su Instagram di due miei fan che mi hanno trovato in giro e sono fatto un selfie con me. Così alle 5:30 l'abbiamo trovato in giro, stavi là, ci siamo fatti una foto e così. Non è vero! Io ero morto, l'avevo vomitato. Ti immagino due che camminano così. Ma io ti ho visto, l'ho visto da qualche parte. Io lo conosco. Facciamo una foto. Beh, chi taccia consente. Sì, sì, ma tu non sai che è successo. Dopo questa incredibile storia passiamo al numero 5 per Debbie. Ragazzi, non ho mai, ma mai nella vita provato alcun tipo di droga, neanche le più leggere. È il got del clean. Porca miseria. Ma non per... cioè c'è una motivazione. Ho sempre pensato ci fosse dell'overhype. Un altro lato di me mi diceva che se devo fare uso di una sostanza per riuscirmi a divertire, non mi divertirò mai veramente. L'altra roba, so che se una cosa mi piace, io faccio o tutto o niente. Per evitare di diventare un tossico incredibile. Però in generale non ho mai neanche... ma neanche la droga più leggera. Io pensavo invece che qualche fumatina l'avevi fatta, ma così proprio, il resto no, non avevo dubbi. Quando andrò in un posto dove è legale, magari si proverà. Il mio ultimo punto di oggi, io ho dissato Danny Metal e non se mi è filato nessuno. Una mia puntata ho dissato Danny Metal con la speranza che mi considerasse per fare un dissing con che te. Che cazzo dici? Te lo giuro, te lo giuro. Allora, è successo che io già chiaramente ti conoscevo, ti seguivo eccetera, periodo pandemico e c'era stato il boom della Coffin Dance. E io avevo troppo un'idea figa che volevo fare, solo che non potevamo uscire di casa. Allora io volevo andare letteralmente a 7 minuti a casa mia, che sembra che c'era un router abbandonato, a fare tutta una roba, avevo 10 comparse, avevo tutta la cosa scritta, preparata. Volevo fare la versione metal della Coffin Dance. No, io non ho ancora fatto nessuno, voglio fare una roba così. Dopo due giorni, porca puttana, che lo stavo, Danny Metal, Coffin Dance, fatta in casa. Porca puttana, Danny! Tipo Tinkleberg dei Fantagenitori. Ero talmente furioso. Ero talmente furioso. Ho detto, no, qui adesso fa culo, ti disso. Allora, io praticamente c'è ancora il video. Ci ho cantato anche sopra. E alla fine, l'ultima cosa proprio che dico: Danny sucks. Così. No. E io speravo, no, ma nel senso, l'ho fatto proprio. Niente di greve. No, non mai. L'avevi mai detto. No, perché c'avevo paura di dirlo. No! E quindi insomma questa è stata la storia dove io ho provato. Guardate come è finita questa storia. È finita in amore. No, perché poi in realtà io ho conosciuto Danny, è una persona incredibilmente squisita, non lo dico perché ce l'ho qua davanti, è stato veramente una bellissima scoperta. Bene, questa era la mia ultima 2 ore e mezza di video. Quinto punto e ultimo punto della puntata di oggi di Daniele. Ho spronato, convinto e in parte aiutato più mie amiche e adesso anche un mio amico, senza ricevere nulla in cambio se non qualche cena offerta, ad aprirsi OnlyFans. E ad alcuni gli ha funzionato. Cioè l'hai spronato a farlo? Spronato, spiegato. Perché conoscevo queste ragazze e non solo ragazze, qualche anno fa che si lamentavano sempre di avere poche entrate in più, poche cose in più eccetera, però non volevano fare un certo tipo di lavoro, gli piaceva il web eccetera. Ho detto vabbè, fai OnlyFans. E loro meme, no ma che stai a dire. Allora io ho spiegato bene, gli ho spiegato come funziona eccetera. Poi io non c'entro niente
in totale, però lo aiutate, spronate qualche contenuto, cose, quindi mi sento tipo Luca a casa dei ma il fatto che hai menzionato senza ricevere nulla in cambio, perché un pochino ti rode. No, secondo me l'ha detto per l'intenzione che non l'ho fatto con la questione di avere un tornaconto personale, no, era per ma perché voleva aiutare. Era per dire che non è stato un lavoro per me. Ma io posso dire che onestamente io non sono contro OnlyFans. Cioè io penso che comunque se fatto bene e hai la consapevolezza di quello che stai facendo, è sicuramente un sistema migliore, secondo me, di molte altre piattaforme o cose che esistono. In maniera pulita hai una tua entrata, fai quello che vuoi, nel senso che puoi scegliere semplicemente di fare foto, fino ai contenuti anche quelli un po' più... Guarda, per me finché tu non ledi la libertà degli altri puoi fare... Bravo, esatto, esatto, sono d'accordo. Non ho mai sono d'accordo. Esatto. Ma anche se è amatoriale, metti che uno fa video, fa soldi facendo i Lego, ma che... Ma sì, no, ma infatti. Bella per lui. Ci abbiamo un OnlyFans. Coi Lego. Sì. Coi Lego. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. È stato un onore sapere un po' più di voi, è stato bellissimo, questo mi fa entrare anche in sintonia. Spero che sia piaciuta anche a voi questa incredibile esperienza mistica. Puntatona galattica ricca di... Puntatuan. Fatemi sapere che ne pensate di questa incredibile puntatuan qua sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima puntata del progetto Painkiller. State buoni e pace. Vai a te se chiudi YouTube. Questa settimana sono uscite altre 3 puntate di Painkiller sul canale di Danny, di Poldo e di Daniele. Non vorrai di certo perdertene qualcuna, vero? Vero?